Ben ritrovati, sono le ore 21 in diretta dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Saremo qui ancora per diverse settimane per commentare quanto sta accadendo intorno al Pescara dopo la scottante retrocessione in Serie C, un momento di riflessione in casa biancoazzurra. Questa sera valuteremo la situazione anche in prospettiva. Avremo delle belle sorprese per i tifosi e biancoazzurri. Saluto subito Andrea Costantini qui in studio con me. Ciao Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Vi dico subito che in campo ci sono in Serie A Verona e Bologna, parziali di 1-0 per il Verona, rete di Faraoni al secondo minuto. In campo e anche per la semifinale andata dei play-off a Venezia, Venezia e Lecce, parziali di 0-0. Si è giocata nel tardo pomeriggio la partita del tombolato tra Cittadella e Monza. Risultato, se vogliamo, a sorpresa 3-0 per il Cittadella, che ipoteca la finale, tripletta di Baldini, return match che si giocherà a Monza. Monza che dovrà vincere con 3 gol di scarto. A te. Tra poco ti restituisco la linea perché ci sono diverse notizie di giornata anche a livello di idee di FIGC. Saluto in regia Maurizio Dagui. Buonasera Maurizio. Allora, presento subito i primi ospiti collegati, ricordandovi che avremo delle belle sorprese questa sera nel corso di replay. Quindi restate incollati con noi nel vedere dei volti che sicuramente faranno piacere ai tifosi biancoazzurri. Allora, intanto saluto e ringrazio il direttore sportivo, direttore generale, direttore un po' factotum nelle società di calcio, è stato presidente, direttore generale, ha vinto tanti campionati, Ermanno Pieroni. Buonasera Ermanno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, bentrovati. Saluto Totò De Leonardis, buonasera Totò, come stai? Tutto Buonasera, bene? Sì? tutto bene, superata la prova. Bentornato in Abruzzo dopo una vacanza al nord per Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Salve a tutti, E un ben buonasera. ritrovato a Riccardo Clinco che invece è rimasto in città perché ha mansioni di allenatore per la squadra Wisp, dopo vedremo come stanno andando le cose. Buonasera Riccardo. Allora, Buonasera a te, Andrea, ragazzi. ci dai un po' le notizie della giornata? Beh, molto si è concentrato sul Consiglio federale che si è tenuto quest'oggi. Intanto è stato approvato un tavolo tecnico, l'istituzione di un tavolo tecnico. Parteciperanno i componenti delle tre leghe professionistiche, anche componenti dell'Asso Calciatori, dell'Associazione degli Allenatori. Lo scopo è quello di trovare delle soluzioni per venire fuori da questo momento generale di crisi da parte dei club, crisi economica legata appunto alla pandemia. Poi, per quanto riguarda la Serie A, il pagamento degli stipendi di marzo, che insomma aveva la scadenza del mese di maggio, c'è stata la dilazione fino al mese di giugno. Poi, per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimi campionati, Serie A, Serie B e Serie C, il termine perentorio è stato fissato nel 28 di giugno, dunque entro quella data, il 28 di giugno, i club dovranno presentare tutta la documentazione per richiedere l'iscrizione. L'8 di luglio sarà comunicato l'esito dell'istruttoria e poi ci sarà tempo per fare ricorsi contro eventuali esclusioni, ricorsi sui quali si pronuncerà un apposito Consiglio federale del prossimo 15 di luglio. Ricordiamo anche le nuove finestre del calciomercato approvate sempre nel Consiglio federale di oggi. La sessione estiva si aprirà il 1 luglio del 2021 e si chiuderà il 31 agosto del 2021, ovviamente. La sessione invernale invece si aprirà il 3 gennaio del 2022 e si chiuderà il 31 gennaio del 2022. E poi una notizia che riguarda il CT Roberto Mancini, che ha prolungato il suo contratto fino al 2026, dunque guiderà la nazionale azzurra non solo nei prossimi europei ma anche nei mondiali in Qatar, gli europei del 2024 fino ai mondiali del 2026 che si disputeranno in Messico, USA e Canada. Poi più tardi Enrico parleremo anche delle parole di Ghirelli se vorrai, relativamente Beh, alla direi Serie di C. andarli subito perché ci Ok, riguardano da vicino, Andrea, se sei assolutamente. d'accordo. Sì. Intanto, sempre nel pomeriggio, il presidente federale Gravina ha parlato di una riforma dei campionati che potrebbe portare, tra le altre cose, a una Serie A 18 squadre, nel campionato 2023-2024, con anche l'introduzione eventuale di playoff e playout. Ma questa è una proposta. Per quanto riguarda invece la Lega Pro, cosa ha detto ieri il presidente della Lega Pro
Ghirelli, che sono al vaglio tre metodologie per realizzare i gironi. Si potrebbe confermare il metodo attuale, si potrebbe andare con un sorteggio integrale, oppure si potrebbe realizzare un girone per le squadre del nord e poi due gironi con le direttrici dell'Adriatico e del Tirreno. Sarà il consiglio direttivo della Lega Pro a decidere ed eventualmente poi interverranno i presidenti dei club di Lega Pro, che dovranno tra queste tre metodologie scegliere quella da utilizzare per la prossima stagione. A te. Grazie Andrea. Allora ci hai fatto un po' il quadro di come sarà quest'estate, un'estate sempre calda. Vorrei subito coinvolgere Ermanno Pieroni, dirigente esperto. Il calcio ovviamente sta soffrendo la crisi dopo la pandemia, molte società sono a rischio iscrizione, soprattutto in Serie C e qualcuna anche in Serie B, ma è un calcio che soffre ovviamente anche a livello di grossi club. Abbiamo tutti seguito la nota vicenda della Superlega. Pieroni prevede qualche terremoto per i vari campionati? Allora, mi permetto, da oramai vecchio dirigente, di fare un plauso all'attuale governance della federazione, al presidente Gravina. Perché? Perché intanto è stato gestito un momento molto difficile del calcio con la pandemia. Chiaramente muoversi in una situazione del genere non era facile. La scelta di Roberto Mancini come CT della Nazionale, che ci ha riportati tutti a tifare per gli azzurri, è il giusto prolungamento dell'allenatore fino al 2026, ecco, un gesto di continuità. In più queste eventuali proposte o riforme che sono state poc'anzi citate da voi in redazione. Chiaramente il calcio vive un momento terribile, la pandemia, mancati incassi, gli sponsor, ha sicuramente dato un colpo micidiale sull'economia di tanti club. Leggiamo cifre incredibili di debiti anche in squadre blasonate. Chiaramente qui c'è da porsi la domanda quanto sia regolare l'iscrizione di questi club. Però ecco, non voglio andare oltre, dico soltanto che qui è il momento veramente di tagliare i costi, abbassare gli stipendi, riportare un po' in quello che era il calcio una volta. Non posso dire che una volta era più un calcio passionale, perché oggi ci sono interessi, oramai il calcio è diventato un'industria, però è anche vero che certi ingaggi sicuramente possono essere limati, è giusto venire incontro alle società professionistiche. Così ha deciso il Consiglio federale oggi di far pagare gli emolumenti arretrati almeno fino al termine del 30 giugno. È giusto stringere ulteriormente la morsa nell'iscrizione delle squadre, perché nel momento in cui si parla che qualunque società professionistica, qualora voglia iscriversi al prossimo campionato, non deve tassativamente superare quello che è il costo di gestione, monte ingaggi, chiamiamolo come vogliamo, di quella che è l'attuale stagione. Chi lo volesse fare deve portare garanzie bancarie, fideiussioni. Perché? Perché non si possono più ripetere i casi Trapani, i casi San Benedettese, ci sono stati per Piacenza, cioè soprattutto in Lega Pro è stata una miriade di crisi che hanno un po' dato una brutta immagine, no, di quello che è il calcio. Pertanto ben venga qualunque iniziativa che debba mettere in condizione di premiare quelli virtuosi, quelle società serie che pagano regolarmente, che vanno a competere poi con società piene di debiti che poi non arrivano neanche alla fine del campionato. E tutto in questo, devo dire, che tutti quanti siamo favorevoli a far sì che il calcio, ecco, venga posto anche in limiti di economicità un po' più attuali a quella che è la situazione economica in Italia. E quindi obiettivamente credo che qualunque cosa venga fatta a difesa della società in questo momento è da applaudire. Ecco, quando si parla di indice di liquidità è un tema scottante per molte società. Negli anni passati anche la Covisoc molte volte non ha avuto quel controllo che molti desideravano, perché altrimenti non saremmo andati incontro a fallimenti oppure a situazioni pericolose, no? Enrico, il meccanismo delle plusvalenze, tra virgolette fittizie,
hanno permesso a tanti grandi club di risanare i propri bilanci e quindi presentare alla Covisoc dei numeri che non erano censurabili, almeno agli occhi dell'organo di controllo, perché nessuno può mettere in discussione se io mi scambio un calciatore, certo, con un'altra società, posso mettere 1 milione di euro e ne posso mettere 50. E questo però chiaramente era come gonfiare l'ulteriore situazione debitoria della società. Ecco, anche in questo io ho letto una dichiarazione del presidente Gravina che giustamente deve mette anche l'indice su situazioni come questa, perché qui stiamo parlando di Superlega. La Superlega chi la voleva? Andate a vedere i debiti che ha il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus. Andate a vedere. Sì, sì. Addirittura il Barcellona si parla di 1 miliardo e rotti di euro. Quindi voglio dire, la stessa Juve, che è stato sempre un esempio, no? Tutti l'abbiamo additata, essendo diciamo una società della famiglia Agnelli, che dal punto di vista di una finanza sono sempre stati dei maestri, eppure oggi la Juventus si parla di 500 milioni di euro di debiti. Quindi che significa? Che va intanto elogiato chi tutti questi debiti, io non sono tifoso del Napoli, ma io posso dire che il Napoli non ha una situazione del genere. Posso dire che la Lazio, che nel 2004 ha rilevato, pur con tutti i vantaggi che ha avuto, una situazione debitoria che all'epoca era di 500 milioni di euro, oggi è una società sana. L'unica cosa che oggi ovviamente verrà un po' rinfacciata, tra virgolette, a Claudio Lotito sarà la proprietà della Salernitana, tant'è sì, che anche sono, oggi era all'ordine del giorno del Consiglio. Altre 2 settimane in più per la cessione della proprietà. Chiaramente, voglio dire, ecco, ci sono i regolamenti e capisco anche che chi ha avuto una società l'ha presa dai dilettanti come Lotito, l'ha portata in Serie A, però bisogna rispettare le regole. Allora, ecco, queste regole che ci sono, io credo che tutti noi che viviamo di questo sport da tantissimi anni pretendiamo una cosa, che queste regole vengano rispettate. E fa bene Gravina, perché alla Juve ha detto: se tu non ti togli da questa ipotetica Superlega non partecipi al campionato, perché la prima sarà la UEFA stessa che la metterà fuori. Però lui ha dato una dichiarazione forte, che non è facile per un presidente federale, eppure l'ha fatto, come è giusto, perché basta far rispettare le regole, che a quel punto nessuno può mettere in discussione niente. Questo almeno è il mio parere. Cerchiamo di avvicinarci alla nostra realtà e coinvolgo subito Totò De Leonardis. Quindi il Pescara è pronto ovviamente ad affrontare il nuovo campionato di Serie C, però è alla finestra, perché in C la situazione è drammatica per tantissimi club. Lo è un po' meno in Serie B, forse c'è un club che rischia, però senza farsi illusioni ci si deve preparare al nuovo campionato di Serie C. Il presidente Sebastiani ha dichiarato che non ci saranno problemi per l'iscrizione, tra una decina di giorni ci farà sapere come imposterà il nuovo discorso, quindi sotto questo aspetto diciamo che possiamo stare tranquilli, Totò. Ma sì, sotto questo aspetto sicuramente, voglio dire, insomma, 10 anni di storia di questa gestione ci lasciano capire, insomma, che almeno sotto questo aspetto insomma, la gestione Sebastiani non abbia avuto mai di questi problemi, insomma. Il problema invece, a mio avviso, è quello come ricostruire questa squadra. Vuol dire, io volevo chiedere anche a Pieroni, tra i disagi di questo calcio, credo che un ruolo importante ce l'abbia anche quella che è la figura dei procuratori in queste stagioni, insomma. Il procuratore che, voglio dire, condiziona, a mio avviso, soprattutto anche società non di prima scelta, però possono condizionare una campagna acquisti, una scelta di un allenatore, eccetera. Un ruolo credo che sia molto pericoloso, voglio dire, per quanto riguarda la gestione. Probabilmente anche le società, come a mio avviso anche il Pescara, è quasi costretto ad operare in questo modo. Credo, c'è un modo per uscirne da questa situazione. Allora, faccio una domanda a Pieroni, insomma. Sì, no.
Allora, io dissi in un'altra occasione, proprio in questa trasmissione, mi fu chiesto, ho pienamente rispetto del ruolo del procuratore, perché è un ruolo che nel calcio ci sta. Non ho rispetto di chi vuole guadagnare 40-50 milioni di euro nel trasferimento di un calciatore. Oppure chi, abbiamo dei casi, no? Abbiamo Donnarumma, abbiamo tanti altri casi di procuratori affermati, ma il punto qual è? Che poi tutti i calciatori, perché sanno che questo fa guadagnare tanti soldi, vanno a cercarlo. Oggi tanti calciatori famosi si rivolgono a Mino Raiola perché sanno che Raiola è uno che sa competere con le società. E hai detto bene, però la società è la società. La società deve rispettare il ruolo del procuratore, ma non si può far condizionare. Il problema è questo. Ci sono dei contratti. I contratti vanno rispettati, perché se un calciatore va tanto bene, poi dopo 3 mesi ti chiedono l'aumento, il prolungamento del contratto. Non ci sta, perché se andava male, chi mi dava la differenza? Ecco, è qui il punto. Poi sta all'esperienza, alla fermezza di una società, anche se per fare poi calcio a certi livelli, per arrivare a calciatori importanti, a volte le società sono anche costrette, come dicevi tu, anche a negoziare anche cifre che sono fuori dalla portata. In questo caso però parliamo di casi di giocatori, si possono contare nelle dita di una mano, però in linea generale oggi parliamo che a livello di Serie B, a livello di Lega Pro, io posso dire di mia esperienza, 2 anni sono stato, 2 anni e mezzo ad Arezzo, non ho mai pagato una procura, va bene, e ho avuto il rispetto di tanti procuratori, sarà perché c'è un'amicizia, c'è un rispetto, anche perché avevo preso una società fallita, non potevano chiedere soldi a una società che doveva ripartire dalle fondamenta, sono andato a bussare a tutte le porte delle grandi società. Allora, intanto si è interrotto il collegamento col direttore Pieroni, ma tra poco tornerà con noi. Elementi di esperienza veramente danno una qualità. Vai a prendere i migliori giovani dalle società importanti che te li danno, te li devono coprire come ingaggio, ti danno le valorizzazioni, quindi significa che tu puoi mandare in campo 3, 4, 5 under, attenzione, che ti danno un minutaggio che nel caso dell'Arezzo incassavamo più di minutaggio che dell'incasso allo stadio del Botteghino. Quindi ecco, il segreto qual è? Dicevo poc'anzi a voi, mentre prima di collegarci, oggi un calciatore del Cittadella, si chiama Baldini, è un 96, ha fatto 3 gol contro la squadra plurimiliardaria del Monza. Sapete dove giocava Baldini? Giocava a Fano. Lo hanno preso a gennaio, allora qui sta anche alla politica di una società come il Cittadella, che da anni ha il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B e arriva sempre ai playoff e si gioca la Serie A, come anche in questa occasione. Allora ritorniamo qui al punto. E diciamo che la meriterebbe anche la promozione in Serie A per quanto sta facendo negli ultimi 5 anni. Certo. È vero, perché per quello che ha fatto credo ultimi... che sia di 60.000 euro massimo per un giocatore del Cittadella. È sempre lì, è la più bassa, è la, l'ultimissima, ma non l'ultima, la migliore come monte ingaggi di tutta la Serie B da anni. Quindi voglio dire, se non ricordo male, se l'anno scorso era 3 milioni e mezzo lordi, il che significa, come dici tu, che 60.000 euro è un ingaggio che oggi è una media medio-alta di un ingaggio di Lega Pro. Però questi vengono da una politica saggia, hanno un grande direttore. Io ho parlato bene di Sartori per quello che riguarda la Serie A, ma se andiamo a guardare la Serie B, il vero mago si chiama Marchetti, certo. Perché è lui il vero artefice di tutto questo lavoro. Allora, direttore, sono anni che idea si è fatta intanto di questa annata devastante in negativo per il Pescara e come ripartire, perché poc'anzi ci diceva in Serie C o Lega Pro contano più le idee o conta più tanto denaro, come ha fatto il Bari che non ha vinto almeno finora, il Palermo? Idee e competenze. No, idee e competenze, Enrico. Certo che oggi parlare di una situazione così difficile, di una società blasonata come Pescara, che chiaramente è rimasta delusa, è un po' l'esempio del Perugia lo scorso anno. Il Perugia però ha avuto la forza, la capacità di presentare ai nastri di partenza una formazione molto forte.
ha avuto la fortuna che il Padova è scoppiato nelle ultime partite, altrimenti non sarebbe arrivato primo, e però ci è arrivato. Quindi non è facile parlare come sto facendo io, sulla carta può sembrare facile, ma è chiaro che ha cambiato però tutto il vertice tecnico, cioè dal direttore generale, dal direttore sportivo. Però ecco, ci sono anche le giovani bravi. Io avevo preso Sala dall'Inter, è un 99, due anni fa giocava in Arezzo, adesso è il nazionale Under 21, e quindi voglio dire, non è che poi dopo bisogna conoscere i giocatori. Ho portato il caso di questo Baldini, giocava e non giocava a Fano in Lega Pro. Ecco, quindi il calcio, beh, guardate Mancini ha dato una ventata di gioventù in questa nazionale, dico, voglio dire, nessuno glielo può disconoscere, quindi giusta la decisione della federazione di potergli dare la continuità nel lavoro, perché è chiaro che un allenatore, in questo caso in particolare nazionale, ha bisogno di continuità. Nel caso del Pescara è chiaro che bisognerà vedere quelle che sono le varie situazioni contrattuali, quanti contratti in essere ancora ci sono, non sarà facile gestire una situazione, perché è una cosa è Direttore, le chiedo subito questo, perché a Pescara sa bene ci sono 5-6 giocatori che hanno contratti pluriennali e hanno creato diverse problematiche a tutti gli allenatori. Ben 6 nelle ultime due stagioni vengono additati come i responsabili, tra i principali responsabili di questa caduta che parte dallo scorso anno. E anche il presidente nelle prime dichiarazioni ha dichiarato: mi aspettavo più dagli uomini che dai calciatori, perché prima vengono gli uomini e poi i calciatori. Come, in sintesi, come ci si libera di questi contratti pluriennali di giocatori che sono quasi a fine carriera e sono legati ancora per un anno, due anni con questa società a cifre molto alte? È chiaro che, chiaramente, essendo Serie B, è normale che i ingaggi saranno alti per quella che è una media a livello di Lega Pro. Io credo che ci si debba mettere seduti a un tavolo e mettere di fronte alle proprie responsabilità questi calciatori. È chiaro che è il loro diritto acquisito, non puoi togliere il discorso del contratto, poi, però tu società hai tante altre armi che puoi usare, perché se tu devi venire allo scontro, intanto siamo retrocessi e quindi automaticamente tu eri un componente della rosa, sei retrocesso anche tu. L'ingaggio che avevi in Serie B non lo puoi pretendere in Serie C, mettiamoci su un tavolo. Poi, se non mi vuoi ascoltare, io ho altri metodi. Io ce n'avevo uno, più che io ce l'aveva Gaucci, che faceva doppio allenamento tutti i giorni, compresa la domenica, quando noi giocavamo nell'altro stadio. Lui faceva allenare quelli che metteva fuori rosa e mandava la sua spia a vedere se chiaramente si allenavano o meno. Gli amici pescaresi, Rocco Pagano, Di Cara, Camplone, Giovanni Gallone ve lo possono raccontare, magari di fronte a un bel bicchiere di vino, una sera a cena, fatevi raccontare cosa succedeva, perché poi ecco, ci sono anche i diritti e i doveri. Quindi tu hai diritto a un giorno di riposo, può essere lunedì, ma pure te lo posso scegliere io. Quindi lì ci sono, a quel punto, se tu vorrai arrivare allo scontro, io mi devo difendere, mi devo tutelare. Quindi da questo punto di vista, se non vuol capire, non puoi fare niente, Enrico. Hanno dei contratti depositati in Lega, è come se ce l'hanno al notaio. Loro sono sempre garantiti, sono le società purtroppo che poi devono pagare e devono soffrire, perché di fronte a queste situazioni, certo, sarebbe stato magari utile prevedere nei contratti, ma chi ci pensava mai? A Pescara non penso che qualcuno potesse immaginare all'inizio stagione che il Pescara, purtroppo come è andata, fosse retrocesso. Perché intanto, altrimenti, direttore, la regia ci sta proponendo a volo le immagini della promozione dell'ultimo Perugia di Galeone. Che Paolo Meattelli, questo signore con l'intervista, sì, della RAI. Sì. Ma più che l'intervista, le immagini della festa del Perugia in campo erano molto belle. Questa è stata la stagione, credo, 1996, esatto. No. 96-97, 96-97, con la promozione in Serie A, con Max Allegri capitano. Sì. Allora, Giovanni Gallone a Perugia ha lasciato un segno, non quanto a Pescara, perché chiaramente a Pescara ha fatto, secondo me, il suo capolavoro. Però ha detto a Perugia la promozione più difficile è stata. E diciamo l'ultima domenica con il Verona, vincemmo 3-2. Sì. Senta, un'altra cosa volevo chiedere a Pieroni, perché lei, adesso vado un po' a memoria, non so se c'era anche l'anno dell'acquisizione di Camplone, Pagano
e Gelsi. No. Io sono arrivato dopo, però siamo ripartiti dalla Serie C, perché nonostante lo spareggio vinto a Foggia contro la Cireale ci fu il famoso, c'è la storia del cavallo. Per quindi cui appena arrivato ha vinto però a Perugia. Abbiamo vinto con un record di punti. Però Gaucci spendeva molto per quella squadra. Gaucci era un uomo che ha speso tantissimo. La prima volta che io andai da lui in ufficio, mi convocò a Roma e mi disse: guardi direttore, io ho speso 42 miliardi, non posso più andare avanti così, cambiamo registro. E obiettivamente si cambiò registro, dico la verità, e quindi si diede spazio a qualche giovane, vincemmo il campionato all'epoca di Serie C1, va bene, con un record, con Castagnere allenatore, e quindi Pagano, Camplone, Di Cara erano già di questa formazione. Poi chiaramente nel proseguo, poi arrivò Giovanni Galeone, nella stagione 96-97 vincemmo il campionato di Serie B, giocando un calcio straordinario, quindi ecco, poi quando si parla di Giovanni Galeone si parla di calcio vero, quindi certo. Dovunque è stato ha lasciato il segno indelebile sul piano del gioco, sul piano dei risultati. E quindi da lì è stato un evolversi, abbiamo fatto un calcio. Io posso dire una cosa, senza tema di smentita, che nei 7 anni che sono stato a Perugia, credo come minimo che ci siano state plusvalenze di mercato, ma non quelle fitte, tarocche, ma quelle vere, di oltre 100 miliardi, che sono andate a favore della società. Solo Nakata 60 miliardi, pagato 5 milioni di dollari. Quindi voglio dire... Quindi Gaucci purtroppo poi ha avuto un altro problema, che ha voluto accontentare tutti, perché il figlio Alessandro aveva il Perugia, che non andava d'accordo col fratello, a Riccardo il Catania, alla sua ex fidanzata gli aveva preso la San Benettese, al fratello della fidanzata alla Viterbese. Attenzione, poi questi soldi con 4 società poi sono andati in fumo, e quindi è stata un po', ecco, la fine di un presidente che comunque, devo dire, in 7 anni mi ha fatto fare il direttore, non mi ha mai messo bocca in niente, mi ha dato ampia fiducia, sì. E questo è importante per uno che deve fare questo lavoro. Torniamo a Pescara, direttore. Allora, dopo Cosenza vorrei sentire subito gli altri amici. Da quel giorno in pratica la Pescara è praticamente retrocesso. Da dopo Cosenza ad oggi non è stata presa nessuna decisione, è un momento di riflessione. Era da sfruttare meglio questo periodo, oppure siamo nei tempi? Lo chiedo subito a Francesco Di Francesco. È vero che c'è ancora tanto tempo, però perché questo stop? Giusto per leccarsi le ferite, pronti a ripartire? Francesco. Sì, io lo vedo come uno stop ufficiale, ossia non credo che il presidente Sebastiani con le mani in mano e trascorre le sue giornate così, leggendo il giornale, vedendo la televisione, facendo una passeggiata, una partita a tennis e via dicendo. Non c'è da meravigliarsi che in un momento dopo una retrocessione così traumatica, tutte le retrocessioni più o meno sono traumatiche, il presidente voglia riflettere su tutto, ma credo che sia, secondo me sta già pianificando la prossima stagione, sta già lavorando per la scelta del direttore sportivo, se sarà la conferma di Repetto oppure se sarà quella di Bocchetti, ma non credo, credo più in quella di Repetto, ma è un mio pensiero. La scelta poi del nuovo allenatore, sicuramente avrà contatti con i vari procuratori, credo che si stia lavorando, non è la prima volta che dopo, e concludo, una stagione così tribolata c'è un momento di silenzio ufficiale, ecco, chiamiamolo così. Sentiamo la versione di Riccardo Clinco. Credo che sia un momento di riflessione su quello che è successo, e soprattutto stanno pianificando la stagione. Credo che la prima scelta che debba fare sia l'allenatore, se confermerà il mister oppure se andrà su un mister diverso. E una volta scelto il mister inizierà a fare la squadra. Credo che sia in una fase di riflessione, di, sai quando dopo tanto stress ti devi fermare per poi dover ricominciare sapendo di avere quasi degli obblighi, quello ad esempio di ritentare la risalita, quello di, perché sappiamo tutti che rimanere più di un anno in Serie C diventa più complicato,
cercare di magari di emulare il Perugia che non hanno risalito, e avere anche una piazza che vuole via tutti e magari probabilmente qualcuno non vuole andare via o non riuscirà a mandarlo via. Ci sono tantissime problematiche, quindi credo che sia un momento di riflessione, ha fermato le bocce e a questo punto starà pianificando il futuro. Antonio De Leonardis, che pensiero ha su questo momento? Siamo tutti in stand-by, tranne noi che andiamo sempre in diretta. Certo, ma secondo me invece è un momento di enorme difficoltà per il Presidente, perché questa caduta apre veramente un baratro, ma soprattutto per quello che riguarda secondo me la gestione, come ripartire. Ricordiamoci che la prima cosa che ha detto il Presidente è quello di mandare via tutti quelli che hanno contratto, cioè chiaramente questi, quelli di cui citavi tu, insomma, non è un'operazione facile che non può fare. Cioè, questo, il problema è che ancora una volta credo che il problema maggiore che può pesare su questa società sia soprattutto il rapporto con i procuratori, perché me Pescara in questi ultimi due anni ha dato l'impressione quasi che sia ostaggio di diversi procuratori, nel senso che loro alla fine sono quelli che condizionano, hanno condizionato anche le scelte fatte dalla società. Adesso ripartire da zero in queste condizioni secondo me è un'impresa, non è tanto di stare a riflettere, il problema è capire come poter fare a portare avanti questo tipo di discorso che secondo me non ha avuto un grandissimo peso. Quindi a me dà l'impressione quasi che la società possa essere ostaggio di questa situazione, al di là di quelli che possono essere le capacità o i problemi della società stessa. Credo che il problema vero da affrontare sia proprio questo, da risolvere, perché questo vale appunto per rifare la rosa, per la scelta dell'allenatore, la scelta del direttore sportivo. Io questi giorni continuo a leggere sui giornali nomi di illustri sconosciuti che sembrano dei fenomeni che arrivano da Lecco, da Modena, non so io, magari invidio un po' i miei giovani colleghi che conoscono così bene tutti questi ragazzi che girano, però ho il sospetto che questo sia comunque tutto un gioco di squadra fatto proprio da insieme ai procuratori più emergenti, voglio dire a quelli che alla fine condizionano le scelte di una società, e questo è il pericolo maggiore e soprattutto il problema maggiore da risolvere per Sebastiani, che insomma lui la capacità di gestione credo che l'abbia dimostrato in questi 10 anni. Il problema adesso è cambiare questo tipo di realtà che a mio avviso l'ha condizionato soprattutto negli ultimi 2 anni. Bene, vorrei sentire Ermanno Pieroni, viste le tante problematiche che ovviamente ci sono dopo tale caduta, qual è il primo tassello da riempire? Io do seguito al discorso di Totò, vorrei dire una cosa da addetto ai lavori, che va evidenziata, attenzione, il Pescara Calcio è una società sana, è una società che non ha debiti. Quindi quando Totò ha detto che il Presidente ha saputo in 10 anni chiaramente gestire bene questa squadra, Serie A, Serie B, e purtroppo capita l'annata storta, basta pensare, no, la sfortuna, tu vinci con il Pisa, vai a pareggiare a Monza, pareggia a Brescia, poi scappa, viene fuori il Covid e quindi ti devi fermare. Io ho visto la partita con l'Entella, che era la partita più importante, ho visto un primo tempo che era inguardabile, ho detto ma com'è possibile, cioè che succede, non posso pensare che una squadra va in campo, sai che è una partita determinante, quindi voglio dire, però per ritornare al discorso, ecco, intanto diciamo che è una società sana, è chiaro però che le problematiche sono tante, soprattutto dal punto di vista gestionale economico, perché io ho citato il Perugia, però il Perugia minimo avrà fatto una gestione di 6 milioni, Tu è vero che hai un paracadute di 2 milioni, ma non so quali entrate e non so se ha oggi un parco giocatori che può permettere plusvalenze attive vendendoli, piazzandoli sul mercato, ma non mi pare. E quindi bisogna purtroppo anche mettere mano al portafoglio in cifre importanti. Se tu vuoi fare una squadra
che deve competere. Poi, attenzione, se rimangono questi gironi, allora andate un po' a guardare, non so chi dopo andrà. Dopo ne parleremo, direttore, dopo ne parleremo. Parleremo dopo, va bene. Chiedo scusa se le interrompo perché abbiamo dei collegamenti con il Brasile, quindi restiamo insieme, andiamo in pubblicità e poi avremo degli altri graditi ospiti tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21 e 41 minuti, rientriamo in diretta da studio. Allora Andrea Costantini, intanto gli aggiornamenti sulle partite di stasera? Due pareggi in Serie A, siamo all'intervallo, Verona-Bologna 1-1, a Faraoni ha risposto De Silvestri, al Penso nella gara d'andata di semifinale tra Venezia e Lecce 0-0 il parziale, anche qui all'intervallo, a te. E da Pescara, dall'Italia, andiamo in Brasile, perché in Brasile c'è un amico dei colori bianco-azzurri, una bandiera che è rimasta sicuramente scossa dalla retrocessione del Pescara. In collegamento con noi Leo Junior. Buonasera, grande Leo, come stai? Buonasera, Rico. Un po' così, un po' deluso con questa retrocessione del Pescara, però iniziamo e speriamo bene già da adesso, dai. Intanto ti porgo il saluto ai nostri amici Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clink, ed è collegato con noi anche il direttore sportivo Ermanno Pieroni, che sicuramente conoscerai per le promozioni del Perugia e dell'Ancona. Leo, allora, qui a Pescara ovviamente capisci bene che c'è molta delusione per questa retrocessione. Noi ci siamo sentiti l'ultima volta a novembre, è passato tanto tempo e purtroppo è arrivata questa sentenza che... non diciamo inaspettata, perché il Pescara ha meritato sul campo di retrocedere, però per Pescara, che conosci bene, è un dramma sportivo. Senz'altro, Enrico, ma qui da noi in Brasile dicono che ci sono delle cose quando vanno in sequenza. Per esempio, quando una squadra in una nata cambia tanti allenatori, questa è una regola che di solito ti porta a retrocessione, capito? Un altro discorso è, per esempio, quando non c'è questa amalgama tra la tifoseria, tra la società, è un altro problema che viene ao incontro esattamente della retrocessione. E gli acquisti che si fa durante la nata, bisogna avere un equilibrio grosso. Non so, magari il Pescara, cioè che fa un buon lavoro, lo so, con Felice Mancini nelle categorie inferiori, si potevano mescolare un po'. Sappiamo che la Serie B è abbastanza difficile per i ragazzi, però una mescola tra vecchi, diciamo, e questi ragazzi che vengono fuori, non sono tutti gli anni che trovi una squadra con Insigne, come Immobile, come Verratti, gente che ti porta a un altro livello. Però tutti questi errori che hanno fatto, diciamo, quest'anno nella Serie B, bisogna guardarli per non fare il prossimo anno, al contrario, di cercare di riprendere un po' tutto, perciò penso anche una cosa, Enrico, cioè la mancanza del pubblico, soprattutto la tifoseria, la curva nord, quello lì che incitano sempre i giocatori, anche questo può avere una influenza nel rendimento, diciamo, di tutta la squadra durante tutto l'anno. Perché sappiamo noi come sono importanti i tifosi, soprattutto quando sono lì allo stadio. Non voglio fare delle ingiustizie, perché ho seguito i risultati, parlavo qualche volta con qualche ex compagno che vivono a Pescara, sì. Però mi sembra che la cosa che mi ha chiamato più attenzione è che la società ha cambiato 3-4 volte l'allenatore. Questo veramente è molto difficile. Queste sono tutte verità, quindi le responsabilità, quando ovviamente la stagione è negativa, sono da ricercare dal vertice. D'altronde c'è stata anche la missione di colpe da parte del presidente Sebastiani. Però con te, Leo, siccome sei stato un grande campione, vorrei sottolineare questo aspetto. A Pescara si è parlato spesso di spogliatoio, polveriera, giocatori che non hanno dato, diciamo così, il meglio di loro stessi, hanno creato delle problematiche. Quanto conta lo spogliatoio e soprattutto i senatori? Che ruolo dovrebbero recitare e che evidentemente non hanno fatto qui a Pescara? Guarda, Enrico, prima bisogna guardare chi comanda questo spogliatoio, soprattutto l'allenatore. C'è un'altra cosa, i calciatori bisogna sapere se loro erano lì soltanto per il stipendio o avevano il minimo di attaccamento alla maglia, che anche quella è una cosa, lo so che sono tutti professionisti, però in certe città, in certi ambienti, bisogna avere il minimo di attaccamento alla squadra o alla maglia che stai mettendo addosso per fare la cosa funzionare. Quindi certo, il senso di appartenenza.
Sì, è vero, bisogna che loro possano sapere di come funziona l'ambiente, capito? Non bisogna essere soltanto professionisti, bisogna avere qualche cosa in più per fare con che... Nella tua carriera, Leo, ti è capitato mai di vivere una stagione in uno spogliatoio non facile? Guarda Enrico, se gli spogliatoi non funziona, è dura che la cosa possa funzionare dentro il campo. Perché quando funziona gli spogliatoi, quando esiste una empatia tra i cacciatori, uno si sacrifica per l'altro. Quando non c'è questa amalgama tra loro, difficilmente la squadra riesce a reagire. Ecco, tu dici dipende dall'allenatore che dovrebbe essere il leader dello spogliatoio, ma se l'allenatore esatto. passa in secondo piano rispetto ai giocatori, vuol dire che la frittata è fatta. Esattamente, è difficile che il comandante di una squadra non riesca, diciamo, a dire le cose in faccia a tutti. E quando si perde un po' questa cosa qua, diventa ancora più difficile. Ermanno Pieroni ha vissuto situazioni simili, cioè il controllo dello spogliatoio? È determinante, dice bene Leo, dall'alto della sua esperienza. Se non c'è quell'amicizia, quell'empatia, quel gusto di ritrovarsi nello spogliatoio, di allenarsi, l'amicizia che poi a volte deve sfociare anche al di fuori del campo, il frequentarsi, fare mangiare la pizza, vedersi con le famiglie, cioè si deve creare il cosiddetto gruppo e sicuramente dal di fuori, se devo essere sincero, vedendo giocare in particolare, ripeto, a me ha colpito molto la partita con l'Entella, soprattutto il primo tempo, mi aspettavo di vedere un Pescara agguerrito, cosa che non ho visto, una squadra compatta che scese in campo. Quindi, come voi avete affermato, anche a me erano arrivate voci, perché nel calcio tutto si sa, di uno spogliatoio difficile, con diversi gruppi, diversi interessi, molti giocatori in prestito. E lì chiaramente l'allenatore può e non può, devono essere soprattutto i calciatori, e come giustamente tu hai detto Enrico, sono i due o tre importanti che devono fare da chioccia, che devono dare in primis l'esempio in campo rispetto agli altri e poi intervenire se c'è qualcuno che chiaramente non si allinea. Ecco, quindi lo spogliatoio è determinante per il raggiungimento dei risultati. Ecco, io chiederei l'ausilio della regia, perché Leo Junior qualche tempo fa ha pubblicato proprio un post dove scrive: sapere dopo tanti anni che la Pescara Calcio va in Serie C, eccolo qui, mi toglie il fiato, ho imparato che il calcio in questa città è una religione. Mi auguro che possa tornare subito in B, perché né i tifosi, molto meno la città, meritano questo livello di calcio. Forza Pescara sempre. Per far sì che questo desiderio si avveri, Leo, secondo te da dove si deve ripartire? Soprattutto della diligenza, di quello che devono fare, diciamo, i programmi, perché non è facile salire dopo un'annata così difficile come ha fatto. Deve iniziare, diciamo, dall'allenatore, di quello che deve guidare la squadra. Non so, magari affidare la squadra a un allenatore giovane, un allenatore di casa, che può magari capire di che cosa, come le cose succedono, come le cose possono andare dentro non solo degli spogliatoi, ma anche fuori. È importante iniziare, diciamo, con una campagna acquisti giusta, mescolare un po' i più esperti con i giovani, queste cose qua, perché se la società non ha delle risorse economiche per andare, diciamo, nel mercato, e poi c'è sempre il discorso del procuratore, che sono sempre loro che guidano un po' i dirigenti a fare certi acquisti, bisogna stare attenti. E quello è il rischio più grosso, secondo te, Leo? Questo dei procuratori? Sì, il rischio esiste sempre, perché bisogna iniziare bene. E poi sappiamo che la Serie C non è facile, è ancora più difficile. E certamente bisogna avere più accerti che errori come hanno fatto negli ultimi anni. Ti faccio un'ultima domanda e poi ti faccio anche parlare con gli amici. Leo, tu sei dell'idea di fare piazza pulita? Non voglio fare ingiustizia, però di quello che ha detto anche Ermanno mi sembra che molti giocatori non erano, diciamo, a livello di quello che meritava la società, meritava la squadra. Però è quello che dico, bisogna avere il minimo di attaccamento alla maglia che hai addosso.
Totò De Leonardis, vuoi condividere qualche pensiero con Leo Junior? Ah certo, Leo sempre. No, ma in effetti sai Leo, il problema di questa squadra è stata anche e soprattutto che non è stata mai squadra nel corso del campionato. Come hai detto tu, tre allenatori e poi una rosa, un organico fatto e disfatto e rifatto di nuovo, alla fine 35 giocatori in organico. Io credo che sia difficile trovare quel gruppo di cui, che poi è la forza di una squadra, insomma, è quello che è mancato quest'anno al Pescara. Il problema è stata un'annata storta, ma anche gestita malissimo. Quindi il problema è ripartire proprio, secondo me, proprio da questi errori. Quello che dici tu, hai detto tutte cose giuste, cioè dello spogliatoio che conta, come l'ha detto Pieroni. Però lo spogliatoio lo devi creare, voglio dire, sicuramente non lo crei cambiando tre allenatori e gestendo 35-40 giocatori nel corso della stagione. Questo è il problema vero, che non può ripetere Pescara, secondo me, per ripartire. Quindi questo pensi? È il primo segnale. Pulizia nello spogliatoio, mi sembra di capire, no? Sì, pulizia, ma rifare soprattutto una squadra. Cioè fatta con sentimento, voglio dire, con la giusta scelta, non mettere insieme tanti giocatori, non quella di metterli insieme lo stesso, ma di creare il gruppo, cioè questa è la cosa più difficile. E quindi serve pure soprattutto l'allenatore giusto, serve un direttore giusto e la scelta giusta della società in tutto questo aspetto. Francesco e Riccardo, velocemente, perché stiamo per lasciare Leo. Francesco. È tutto bello, tutto vero, ma è tutto molto difficile o comunque non facile da realizzare. Dico solo che mi piacerebbe poter chiedere qualche procuratore che ha consigliato tutti questi giocatori al Pescara, ma vi sembra normale? E forse per loro sì, quindi che significa? Significa che se si deve fare piazza pulita, ripartire da zero con calma, con idee chiare, il presidente deve fare piazza pulita non solo dei giocatori ma anche nei rapporti con i procuratori, perché se questi procuratori hanno consigliato tutte queste scamorze in campo e negli atteggiamenti, quindi nello spogliatoio al Pescara, io credo che è gente della quale non ti puoi fidare più. Bene, Riccardo. Creare uno spogliatoio, ha detto bene Totò, non basta prendere giocatori così, ma fare una squadra. Ci vorrà un po' di tempo, soprattutto un po' di pazienza, e ci vorranno, come ha detto qualcuno, credo il direttore, qualche quattrino da spendere, ma credo che sarà un'annata particolare. Però ribadisco, la squadra serve proprio dallo spogliatoio, quello che negli ultimi anni, non solo quest'anno, non c'è mai stato. Intanto è entrato in collegamento con noi un altro campione, qui sarà bello rivederli insieme, parlo di Blaž Zliskovic. Buonasera Baka, come stai? Ci segue Baka? Lo vediamo, però forse non ci sente. Ci senti Baka? Sento adesso, lo sento. Ciao Baka, guarda, ti faccio salutare da ciao un tuo vecchio amico. Ciao a tutti. Guarda chi c'è. Ciao Baka. Ciao a tutti, ciao Leo. Ciao caro. Ciao Antonio. Ciao. Ciao. Quanto grande tempo è che non vi vedete, Leo e Baka? Ma da un po' di tempo, eh. Ci sentiamo ogni tanto per WhatsApp, che abbiamo il nostro gruppo del sì, squadra di 87, 88, però... Però? Lui è diventato nono, anche io, vedi quanto tempo. Tutti grande. Abbiamo altre occupazioni adesso. È vero, hai ragione. Senti Leo, ma Baka, che compagno di squadra era a proposito di spogliatoio? Ma Baka stava sempre tranquillo, lui, non era, lui apriva la bocca soltanto per dire le cose giuste, eh? Non era uno che parlava tanto, però quando apriva la bocca sapevamo che veniva sempre qualcosa importante, è quello che sappiamo noi. Lui adesso come allenatore
Guarda, se non hai un comando forte, se non hai uno spogliatoio unito, è molto difficile che una squadra possa avere dei buoni risultati. Questo qua sono sicuro. E noi abbiamo avuto buoni risultati nei nostri tempi. Perché? Perché avevamo veramente quella storia che qualcuno ha detto, guarda, si vai a mangiare... Vero? Che quando vai a mangiare la pizza, bere una birra, lì inizi, né, a risolvere dei problemi che è successo durante la partita. Molte volte abbiamo fatto così, vero Bacca? Sì, sì, è vero, verissimo. Leo, ho seguito tutto, sono d'accordo con tutte le tue parole, sai, a noi abbiamo a quel periodo abbiamo una squadra con veramente amici, tu ricordi, abbiamo quasi dopo tutte le partite andiamo tutti insieme con famiglia, con ragazzi, con bambini. Adesso non lo so quale è la situazione con questi giocatori, però prima di 20 anni fa, quando noi abbiamo giocato, siamo veramente un gruppo di con carattere forte, per una voglia di vincere ogni partita. Adesso non lo so, tempi cambiati. Bacca, e Leo che compagno di squadra era? Non ho sentito domanda, scusami. Che compagno di squadra era Leo Junior? Ascolta, io avevo fortuna prima di pescare a giocare contro Leo quando lui giocava a Torino, e poi in quel periodo ho visto una persona sul campo quando giocava come capitano di Torino e quando giocava a Torino come una forte persona. Poi abbiamo fortuna giocare insieme a Pescara. Leo anche per me, però piuttosto per altri giocatori, è una persona che devono seguire tutti. Leo in spogliatorio, quando dice qualcosa tutti seguono, nessuno può dire niente. E poi abbiamo fortuna, e anche credo che Leo è d'accordo con me, che abbiamo un allenatore che conosce la nostra mentalità, che è praticamente prima di tutto nostro amico, nostro padre. E poi sai, quando qualcuno parla come padre, tu devi dare per lui a campo tutto il suo cuore, non solo per lui, per la squadra, per la città, tempi diversi. Leo, Bacca sta parlando al presente, però sono passati 35 anni, è come se fosse ieri, una realtà molto vicina, no? Per voi sì, che avete avuto veramente da Pescara tanto e avete dato tantissimo a questa città. Sì, ma certo, perché sono passati 30 anni e sembra che la cosa è stata ieri, perché siamo rimasti in contatto, siamo rimasti, è uno che tifa per l'altro, e tutto quello lì rimane esattamente di quello che abbiamo vissuto. Ha detto bene Bacca, quando hai un comando, quando hai un comandante, come era Galeone con noi, che diceva la cosa in faccia, non faceva dei giri per arrivare, la cosa, e poi avevamo questa mescola che abbiamo parlato, tra i giocatori più esperti con quelli giovani, e poi noi a un certo punto abbiamo aiutato questi giovani a crescere. Basta guardare Campione, Di Cara, Marchegiani, tutta questa gente che dopo l'ha fatto carriera. Va bene, Leo, ti lascio salutare da Ermanno Pieroni chiedendo al direttore che centrocampo era questo con Leo Junior e Sliskovic. Direttore. Beh, io tante volte parlando con Giovanni Galeone me li hanno portati sempre come esempio, e soprattutto sottolineo una cosa che diceva Bacca, cioè giustamente Leo prima dimostrava in campo, e quindi quando parlava lui nello spogliatoio nessuno si azzardava a non rispettare le sue parole. Perché? Perché dava sempre un esempio positivo. Quindi tu in campo devi saper trascinare, quindi due o tre calciatori di questo livello sanno far crescere i giovani e sanno creare quel gruppo con lo spogliatoio. Vedete, io ve l'ho detto. Cosa ha detto Bacca? Che andavano a mangiare la pizza, uscivano le famiglie, i figli, cioè si creava il gruppo,
che è determinante anche fuori dal campo, perché se tu invece vai solo al campo, all'allenamento, buongiorno, buonasera, poi tutto questo si ripercuote la domenica quando giochi. Se invece il calcio è un gioco di squadra dove ci si deve aiutare uno con l'altro, quindi è determinante, e sottolineo quello che ha detto Leo, lo spogliatoio per raggiungere determinati risultati. Per me è stata una grande gioia, per noi è stata una grande gioia rivedere vicino Leo Junior e Blaž Zlišković, due campioni che hanno segnato la storia di questa società, e continueremo a ringraziarvi per tutta la vita. Io saluto Leo Junior. Enrico, mentre... posso dire una cosa? Sì, prego, Ermanno. Intanto in primis due grandi uomini. Certo, certo. Attenzione. Fatto bene. Poi anche grandi calciatori, grandi campioni. Quindi innanzitutto due grandi uomini. Allora, salutiamo Leo Junior, che aspettiamo a Pescara come ogni estate. Leo, puoi tornare, dai, puoi tornare. Enrico, guarda, ho già fatto le due dosi del vaccino. Speriamo che la cosa migliori. Migliorando, aspettatemi che arrivo per mangiare lo crudo. Grazie Leo, pubblicità e poi continuiamo con Baca. Grazie a Leo Junior. Baca resta con noi, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
22-8 minuti, Andrea Costantini, aggiornamenti sui posticipi? Allora, in Serie A è tornato in vantaggio il Verona contro il Bologna, la rete di Kalinic nella ripresa, e nella semifinale playoff di andata di Serie B, Venezia al Penso in vantaggio su Lecce, gol di Forte su assist davvero splendido di Malè, poco fa gol annullato al Venezia, gol del 2-0 per un fallo di mano di Modolo, e dunque si resta sul parziale di 1-0 per il Venezia. A te. E ancora collegato con noi Blaž Zliškovič, fino a qualche istante fa c'era anche Leo Junior. Certo, avere collegati contemporaneamente Zliškovič e Junior non è solo un tuffo nel passato, ma è anche una forte emozione, e Blaž Zliškovič sa bene quanto i pescaresi siano ancora legati a lui. Intanto devo ringraziare anche il direttore Ermanno Pieroni, che è ancora collegato con noi, la cosa mi fa enormemente piacere, e quindi direttore la ringrazio nuovamente. È un piacere anche. Baca, allora intanto ci parli di questa tua ultima avventura in panchina, l'hai conclusa perché? Questa mia ultima qui a Bosnia? Sì. Ma sinceramente, sai, dico a te e dico a tutti quelli che guardano questa trasmissione, sono andato 20 giorni fa a prendere una squadra che già aveva tanti problemi. Poi ho pensato con mio arrivo che cambio qualcosa, sai, però oggi come oggi tutte squadre, grazie anche a questa coronavirus, Non stanno bene con i soldi. Tanti giocatori non avevano stipendi da tanto tempo, poi allenatori non avevano stipendi da tanto tempo, società ben male organizzata, non si sa chi è chi. Diciamo, però con entusiasmo e tanta voglia sono andato a vedere e cercare cambiare qualcosa, però dopo 15-20 giorni tutte promesse di società sono andate a acqua, come si dice, non hanno rispettato niente, e poi io finalmente aspettavo 20 giorni il mio contratto, nessuno mi dava il mio contratto. Non ho meglio firmato. Tornare a casa allora. E sono, ho detto, avevo qualche problema familiare e sono ritornato. Però sai, io sono rimasto corretto con tutti, ho lavorato, ho cercato di lavorare meglio, però i risultati non andavano bene. Io tutta responsabilità normalmente come allenatore devo prendere io, e sono ritornato. Senti Baca, tu sei stato a Pescara due estati fa, intanto speriamo che possiamo rivederti qui nella nostra città, e nel frattempo la squadra di calcio è retrocessa in Serie C. Non so se hai seguito, certo da lontano è difficile dare un giudizio, sì, su quanto è accaduto, però nel frattempo c'è questa cruda realtà di una retrocessione in Serie C dopo 11 anni. Che dici, Baca? Che cosa devo dire? Sai, io come un giocatore 30 anni fa, giocatore di Pescara, il mio cuore è rimasto sempre dentro di questa città, dentro di questa società, dentro di questi tifosi. Però sai tu, io ce l'ho tantissimi amici a Pescara che amano calcio, che amano Pescara, e poi sicuramente tutto questo che è successo per me è una delusione, grande, grande delusione. Io 2 anni fa ho parlato anche con il presidente, abbiamo parlato così, tu ricordi, anche a tua casa, e pensato che un presidente che c'è voglia di prendere tutto a sua mano e che vuole un buon risultato di Pescara, però
partito che è colpa di presidente, sicuramente tante altre cose sono sbagliate, purtroppo Pescara è retrocesso, sono deluso e veramente, perché una città come Pescara non merita una squadra in Serie C, a minimo ogni anno Serie B per cercare quasi ogni anno andare in Serie A. Questo è città, chi vive per calcio, per Pescara, è sicuramente una grande delusione a parte. Senti, c'è l'amico Totò De Leonardis che ovviamente ti saluta. E Totò, quando vedi Vlad Zliskovic, a cosa pensi? Veramente così lontano quel ricordo ed è difficile possa riproporsi in futuro, certo non nell'immediato, un ciclo di tale proporzioni? Ah, è quello che deve sperare chiunque, però certo quel periodo è indimenticabile. Tra i particolari, prima parlavano Leo e Baca, ce n'era uno che sicuramente non rivedremo, cioè allenamento del Pescara, con i giocatori in campo c'erano anche Vlado, suo figlio, e Rodrigo, il figlio di Leo, che giocavano tranquillamente in campo insieme ai giocatori, tra l'altro quei giornalisti che stavano lì quasi tutti in panchina a due passi. Ora, cioè, lo spirito è diverso, c'è un altro calcio, qualcosa di... cioè, non puoi non amare quel periodo, perché anzi se lo vai a raccontare magari manco ti credono. È stata la felicità, l'allegria. L'allegria in cui ricordavi anche le sconfitte, che so, un 2-6 con la Juve, con la squadra che esce tra gli applausi, cioè sono cose indimenticabili, proprio perché quel clima, io non credo che il calcio di oggi possa restituire quelle emozioni, purtroppo, perché è veramente Baca resta Baca. Cosa ti colpiva del giocatore Zliskovic? Ma la qualità indubbia, il carattere, basta dire, insomma, lui è stato il primo falso 9 che abbiamo visto in Europa, voglio dire, perché quando Galeone lui era trequartista, mezzala, insomma, un fuori classe, diciamo. Quando Galeone gli chiese di giocare centravanti, lui fece il centravanti. Mi ricordo come fosse ieri l'esordio contro la Sampdoria, con lui che portava a spasso Virkwood, che insomma era all'epoca credo il difensore più forte italiano, e cioè era uno spettacolo, e lui era la prima volta che faceva quel ruolo. Ecco, la qualità di Baca credo che sia che fosse immensa in quel periodo. Otto gol in Serie A, 8 gol in quel primo campionato di Serie A. 8 gol, ma poi con perché lo ruppero a Torino, voglio dire, certo. Insomma, altrimenti ne avrebbe fatto qualcosa in più. Per lui il campionato finì con largo anticipo, e tra l'altro quell'infortunio gli costò pure la conferma, lui sarebbe rimasto, però insomma la società dell'epoca non volle nemmeno accollarsi le spese del suo ricovero in ospedale, insomma. Quindi, ecco, Baca, qual è il ricordo più bello, Baca, che hai di questa città? Certo, quell'anno è stato eccezionale, però il momento più bello qual è stato? Sì, lo sai, Antonio adesso ha parlato di una prima fuori e dentro di campo, sai, noi quando abbiamo andato a preparazioni a Roccaraso con il nostro allenatore Giovanni, rimaniamo quasi 2 mesi a Roccaraso, poi ogni giorno viene decina di questi giornalisti, ben vengono tutti, sai, dentro, fuori di campo, poi sai, un ambiente diverso, siamo tutti stati amici, poi tu ricordi anche Antonio e Pierpaolo Marchetti e tutti, che noi abbiamo tempo anche andare con famiglie fuori, si parlava di calcio,
si sempre sa qualcosa nuovo per 1 o 2 ore quando parli con qualcuno che conosce calcio. Sicuramente dopo questa conversazione tu sai qualcosa di nuovo. Tutta la vita noi abbiamo parlato di calcio e ricordi sono veramente bellissimi, gente veramente di ogni angolo, tu ce l'hai, gente che ti saluta, che ti vuole bene, si vede, e poi quando vai in campo tu ricordi di questa gente, non può sbagliare a campo, a minimo deve dare tutto cuore per squadra a campo. Va bene, risultato, come finisce partita, nessuno sa come finisce. Però gente, è visto sicuramente di ogni, a quel periodo, di ogni giocatore che ti mette cuore dentro per vincere partita. Questi sono ricordi, come Antonio ha detto, bel tempi, però è veramente diversi tempi, molto molto diversi tempi da oggi. Certo. Io vorrei proprio che i giocatori di oggi ascoltassero le tue parole, perché abbiamo visto esattamente il contrario di quanto stai affermando tu, Baca, perché oggi non c'è più nulla di questi valori, non c'è più un senso di appartenenza, non c'è lealtà nei rapporti, e proprio il direttore Pieroni sosteneva già da diverse puntate che quello è il miglior acquisto, meglio di un calciatore, ecco, quell'intesa, quell'unione del gruppo vale più del miglior calciatore che ha in squadra, vero direttore? Sì, sì, lo sottolineo, è chiaro che è importante però che ci siano questi 2 o 3 uomini guida che chiaramente in campo facciano da esempio, da chioccia, come si suol dire. Poi certo la qualità fa la differenza. Però la qualità e sappiano trascinare tutti gli altri. Chiaramente nel raggiungimento di quello che è il risultato della partita, di creare il gruppo, di aiutarsi, di fare amicizia, questo è determinante sicuramente. Secondo lei Pieroni, Zliskovic avrebbe meritato un'altra carriera con le potenzialità che aveva? Un grande fuoriclasse che forse se nasceva 10-15 anni dopo probabilmente oggi sarebbe sicuramente stato nei top calciatori a livello europeo, a livello mondiale. Io non dimenticherò mai quante volte, ripeto, Galeone mi parlava di lui. Chiaramente era un po' anche l'espressione, ecco, della sua classe, indubbiamente un giocatore che lo potevi mettere in qualunque parte del campo, il falso 9 che diceva Totò, è uno che ha messo in difficoltà Vierchowd, che all'epoca sicuramente era il miglior difensore italiano, però ecco, ha detto una cosa che sottolineo, l'ha detta prima, il fatto del carattere, cioè i calciatori devono essere bravi tecnicamente, ma devono sicuramente avere il carattere, in particolare chiunque scenderà in campo il prossimo anno sarà un'annata difficile, perché la palla scotterà, perché c'è da cancellare una retrocessione, c'è da riconquistare un ambiente sportivo, sicuramente non sarà facile per chiunque, ecco perché sarà importante che ci siano calciatori nelle scelte che la società farà, che soprattutto siano bravi a livello di carattere, almeno quei 3 o 4 che sappiano trascinare gli altri. Ecco Baca, qual è oggi il giocatore che più assomiglia allo Zliskovic di una volta? Se ce n'è, sì. Nessuno. Ho capito bene, nessuno? No, non ha capito. Grande Baca. Non c'è un altro Zliskovic. Savicevic? Lo dico io il nome. Savicevic? Sì. È più somigliante. Secondo me tu molto somigliavi a Savicevic. Sì, è vero. Io scherzo, sicuramente. C'è come talento. Che inventavi gioco, come inventavi stile, gioco, azione offensiva. Diciamo. Savicevic. Dejan Savicevic è uno di grandissimi giocatori in tutta Europa, più grandi giocatori. Sì. Però lui gioca con la piede sinistro, io con la piede destra. Vabbè, però comunque sapevate fare sicuramente il fatto vostro entrambi. Senti, Baca,
ti chiedo l'ultima cosa, poi ti faccio salutare dagli altri amici. Baca, qui a Pescara c'è un clima avvelenato, perché ovviamente dopo la retrocessione è normale che non ci sia serenità. Puoi fare un appello tu, ecco, ai tifosi pescaresi, ai veri tifosi, di essere sempre vicini alla squadra, perché i presidenti passano, gli allenatori passano, i calciatori vanno via, resta però la maglia. Enrico, dimmi. Ti senti? Ti sento, sì. Senti? Sì, sì. Ma che cosa devo dire, sai? Io sempre credo a tifosi, a gente a Pescara che anche in Serie C vengono vedere partite e tifare per la sua squadra. Sicuramente adesso è una situazione molto molto difficile, sai, Serie C e ambiente in Serie C non è uguale come in Serie B, non parlo di Serie A, però non devono mollare, sai, devono dare supporto a squadra, a società. Qualsiasi che viene, quali giocatori vengono, devono dare supporto e cercare più possibile che Pescara ritorna in Serie B. Per me sicuramente questa società deve fare un sforzo di più, prendere giusti giocatori, darsi più giovani con la qualità, però piuttosto con un buon carattere. E anche allenatore, qualsiasi nome di allenatore viene, non c'è importanza, però per me lavoro oggi come oggi, lavoro di allenatore più capitano di squadra è più importante per un buon ambiente dentro di spogliatoio. Bene, allora, giusto allenatore può creare una buona clima dentro, normale, insieme con capitano e può darsi due o tre giocatori con esperienza. Questo è molto molto importante, però devono aiutare anche altre persone, devono aiutare anche persone che lavorano dentro di società, devono stare dentro di questo allenatore. E dopo si vede sicuramente i risultati, si vedono i risultati. Io appello a gente, non mollate, andate a vedere tutte le partite di nuova Pescara in Serie C e speriamo che anche il prossimo anno ritornerò più presto possibile in Serie B. Speriamo. Allora, c'è Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco per due domande flash o qualche riflessione con Baca, Francesco e Riccardo. Francesco. Baca, in che cosa è cambiato il calcio rispetto ai tuoi tempi, al di là del modo di giocare, della fantasia, i campioni, non campioni, come sistema, come modo di gioco, in cosa è cambiato? Oggi come oggi rispetto a 30 anni fa? Sì. E questa domanda perché non ho sentito bene. Sì, rispetto ai tuoi tempi. Ma adesso... Vediamo se... Ancora... Baca, ci sei? Ti è bloccato un attimo. Bravo. Però senza forza fisica. Oggi come oggi, giocatori di mio tipo e di tipo può darsi, non lo so, Dejan Savicevic quali altri, sicuramente senza una buona preparazione fisica non possono giocare oggi come oggi. Perché adesso si corre molto, adesso è tattica prima di tutto, adesso deve chiudere porte per non prendere gol. Però a quel tempo Giovanni allena nostra squadra per un gol di più, per attaccare sempre. Oggi come oggi è più importante non prendere gol e poi che cosa succede davanti va bene. Sono molto tanti allenatori che seguono questo, tanti allenatori, però non è buono per il calcio è divertimento,
calcio si gioca per gente. Una volta un massaggiatore a Hajduk Spalato mi ha detto una molto molto importante quando io giocavo per Hajduk Spalato: voi giocatori siete come questi clown in circo, e quando non fai qualcosa di nuovo gente non applaudisce, non ride. Capito? Ogni partita deve fare qualcosa di nuovo, perché quando vedono tutto questo un giorno, una settimana, sempre le stesse cose, perché cosa devono vedere queste partite? E bene, io sono allenatore che cerca sempre ogni partita i miei giocatori qualcosa di nuovo. Io preferisco giovani giocatori, preferisco gente che c'è ambizioni, che c'è carattere. Non amo tanto questi vecchi con esperienza. Amo giovani giocatori perché con giovani si può fare tante tante cose. È vero, verissimo. Allora, Riccardo? Ma guarda, io innanzitutto sono contento di conoscerti, anche perché io quel 13 settembre 87 ero allo stadio di San Siro e ti ho visto fare gol e ti volevo chiedere che emozione è segnare allo stadio di San Siro, uno stadio così importante. E poi ti voglio dire un'altra piccola domanda: cosa può fare questo Pescara per uscire da questa situazione? Prima domanda, sai, io 10 minuti fa ho detto che abbiamo passato 2 mesi preparazioni con Galeone a Roccaraia, e sai, lavori ogni giorno, lui davanti a noi con bicicletta, noi dentro, dietro, 20 chilometri, corri, mamma mia. E poi, sai, quando giochi partita non senti che sei stanco, perché passi una preparazione veramente durissima. E poi quando segni gol su rigore, prima partita a San Siro, sai, pensi, guarda, tutto quello che è passato 3 mesi fa, adesso c'è risultato. È una grande soddisfazione per mio lavoro, per lavoro di tutto il gruppo, di tutti i ragazzi, e anche un grande piacere per tutti quelli che sono arrivati da Pescara a Milano. E veramente dopo, quando siamo ritornati, mi ricordo aeroporto, non lo so, 3-4 mila persone che aspettano. Sai, questo non si dimentica mai. Questo è dentro di me, di ogni giocatore a quel periodo che gioca per Pescara. Allora, su quello che c'è da fare per il Pescara ha già risposto prima, quindi andiamo di fretta, mi scuso con Riccardo. Allora, prima di salutare Sliskovic, però, c'è Andrea Costantini che vuol fare una domanda a Pieroni di attualità, sì. Credo, Andrea, vero? Sì, perché in apertura di trasmissione abbiamo parlato delle parole del presidente della Lega Pro, Ghirelli, su come strutturare i gironi. Tra le modalità che sono state proposte, saranno vagliate dal Consiglio Direttivo ed eventualmente da tutti i presidenti della Lega Pro, sorteggio integrale, mantenimento degli attuali criteri, oppure girone del nord e poi altri due gironi che saranno le direttrici di Tirreno e Adriatico. Secondo lei come andrà a finire? Quale sarebbe la soluzione migliore? Ma personalmente fare il sorteggio, anche se integrale, non lo vedo molto bene, perché a mio avviso ci deve essere una logica nelle scelte che il Consiglio Direttivo della Lega Pro saprà sicuramente prendere. Si può rimanere con i 3 gironi attuali, oppure si può chiaramente la fascia adriatica, la fascia tirrenica. Io però dico che soprattutto in una fase come questa, dove sicuramente la pandemia ha toccato in maniera pesante le casse delle società dal punto di vista economico, ecco, il fatto di tenere vicine le squadre, aumentano i derby, aumentano gli interessi, si diminuiscono le spese, quindi da questo punto di vista, ecco, io sarei
o rimangono i tre gironi attuali o al limite sì, dividerli, però tutta questa novità, io una volta c'erano girone nord, girone sud, girone centro, cioè, perché cambiare, cioè, per quale motivo, per quale interesse, cioè, ci sarà qualcuno che spinge perché non, che tutti vorranno andare al girone nord perché dicono che il girone è più facile, ma obiettivamente certo il girone del centro, girone B, a mio avviso è veramente il più difficile, il più competitivo, questo lo riconosco, e però è anche vero che poi il girone meridionale, alla luce di tutte le squadre blasonate che lo comporranno, non sarà sicuramente anche quello un girone facile. Sono però contro il sorteggio. Bene, siamo arrivati proprio in chiusura, sono le 22:33 minuti. Baga, noi ti ringraziamo, anzi vuoi salutare tuo figlio Vlado che ci sta seguendo dalla Russia. Ci sta seguendo Vlado, quindi ti vede. E quindi... ciao Vlado, ciao Iriska, ciao Alessandro. Ale, un abbraccio anche da parte nostra a tuo figlio, alla sua famiglia e un abbraccio ovviamente a te che ci hai regalato una serata di ricordi, di emozioni insieme a Leo Junior. Grazie. Ti aspettiamo a Pescara. Va bene. Credo che questa estate vengo. Dipende di questa situazione, però credo che migliora la situazione. Certo. Sono sicuro a giugno, Giulio, sono sicuro a Pescara. Grazie, grazie. Grazie a Blaž Zlišković, un abbraccio affettuoso da parte di tutti noi. Ciao. Grazie. Ciao. Ovviamente Ermanno Pieroni, sempre ciao. Disponibilissimo. Grazie direttore, buona estate anche a lei. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Riccardo Clinco, a Totò De Leonardi, a Francesco Di Francesco. Grazie a tutti, grazie Andrea Costantini, noi ci rivedremo. Il finale Enrico di Venezia-Lecce, Venezia batte Lecce 1-0, giovedì le due semifinali di ritorno, il Lecce se vuole passare il turno con il Venezia dovrà vincere con qualsiasi risultato, due risultati a disposizione per il Venezia di Zanetti, a te. Grazie a Maurizio Daguì, complimenti sempre per l'ottima regia, ci rivedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.